Amiche e amici agricoltura, oggi eccoci qua, questa è la puntata 1038. Ci occuperemo del progetto MADE, naturalmente curato da CIPAT Abruzzo. Chi ci segue sa che questo progetto si è sviluppato in due parti. La prima si è svolta in collaborazione con l'Università del Molise a Campobasso e ci si è occupati del rapporto cibo-salute, i corretti stili di vita. In questa puntata ci occuperemo ancora un po' di questo argomento, ma poi soprattutto delle cooperative di comunità che curano lo sviluppo dei territori, soprattutto quelli più a rischio di abbandono, quelli marginali. Ebbene, cominciamo intanto con una intervista di quello che definisco un osservatore esterno, Donato Antonio De Falcis, amministratore delegato del Polo Agire, che su questo argomento dà il proprio contributo. I progetti che vengono realizzati oramai nel campo agroalimentare hanno questa caratteristica di diversi soggetti portatori di interesse per far sì che poi l'agroalimentare venga a raccordarsi con le esigenze più complessive della nostra società, dei nostri consumatori. Certamente ci sono molte aree che hanno assunto una marginalità nei processi produttivi e quindi non sono più coltivate nella maniera intensiva dovuta. Questo però corrisponde a un fabbisogno della qualità della vita, della qualità dell'ambiente e quindi può attrarre nuovi consumatori e nuovi fruitori degli spazi per migliorare le condizioni di vita complessive della popolazione, e questa è una nuova offerta che si inserisce nel paniere più complessivo dei prodotti tipici, ma anche delle occasioni di poter avere il territorio come fruizione del proprio benessere, come capacità anche di stare meglio nel nostro rapporto con l'ambiente. Quindi l'ambiente diventa un elemento di offerta ancora più qualificante da parte del settore ambientale, ma anche agroalimentare. Roberto Furlotti è il direttore generale di CIPAT Abruzzo e ci dà la possibilità di fare sintesi di questo progetto spiegandocene tutti gli aspetti. Roberto Furlotti, direttore CIPAT Abruzzo, si conclude questo percorso che ha visto la centralità dell'agroalimentare in Molise, in Abruzzo, stili di vita, quindi cibo e salute, e poi quelle che sono le evidenze delle ricadute economiche sui vari territori. Sì, infatti sono molto soddisfatto, come penso anche i partecipanti, perché la qualità dei relatori è stata molto elevata, si è discusso su dei temi molto importanti che oggi bene o male sono al centro delle discussioni un po' di tutti gli addetti ai lavori. Hai parlato bene prima la sicurezza alimentare, la qualità delle produzioni, perché le due regioni in cui il progetto si è sviluppato vantano una qualità e un livello, un paniere di prodotti di tipicità e di valore veramente notevoli. Naturalmente il percorso per la loro valorizzazione, per la loro commercializzazione e commerciabilità diventano in qualche modo ancora e sono ancora un percorso da affrontare. Il tema della formazione, il tema della costruzione di opportunità per i territori, ce lo hanno detto i relatori, che spesso e volentieri quelli con marginalità sociale ed economica oggi hanno difficoltà a confrontarsi e a sviluppare anche idee di imprenditorialità nuove. Il progetto ha provato, prova, perché poi la cosa bella è che noi abbiamo dato
con la conclusione del progetto non la fine del progetto stesso, ma la continuazione, la continuità, la sostenibilità. Questo è un elemento importantissimo e che secondo me anche nella programmazione 2021-2027 sarà una delle costanti di sviluppo. Un'altra domanda riguarda il Fondo Foragri, che ha svolto un ruolo importante per questo progetto e per quelli che seguiranno. Sì, infatti lo dico, il Fondo Interprofessionale è uno strumento molto efficace per quanto riguarda la programmazione e lo sviluppo di attività e di collaborazioni. Oggi abbiamo firmato un protocollo d'intesa, una manifestazione di intenti con le due università molisane e abruzzesi, che è molto significativo perché significa mettere in rete competenze, mettere in rete professionalità, esperienze, metodologie che sono il volano importante per le imprese, ma anche per l'occupabilità dei giovani, perché se le imprese crescono, crescono anche le opportunità occupazionali per giovani, per meno giovani, perché poi anche la mia terza età entra in questo sistema. I servizi che stiamo per proporvi sono stati suddivisi in due parti, la prima dedicata agli stili di vita e le altre interviste alle cooperative di comunità. Cominciamo dunque con il cibo, i corretti stili di vita. Ascolterete tra qualche istante Patrizio Tremonte, microbiologo, e Giancarlo Salvatori, nutrizionista, entrambi dell'Università del Molise. Allora, professor Tremonte, lei è microbiologo, tecnologo alimentare, si parla molto spesso di carne in questi convegni, torna sempre questo argomento. Lei ha proposto comunque una chiave di lettura un po' particolare, cercando di ridimensionare comunque il problema generale. Sì, certo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di allarmismi, molto spesso basati anche su delle evidenze scientifiche reali, però poi interpretati in cattivo modo, voi anche per la stampa a volte, che non veicoli in maniera precisa alcune informazioni. Il consumatore si trova davanti delle informazioni che va a interpretare probabilmente a volte in maniera errata. Ad esempio, qualche anno fa il consumatore ha pensato di inserire, sulla base di alcune informazioni che venivano veicolate in maniera errata, di inserire il prodotto carne tra i prodotti cancerogeni, accanto all'amianto magari inserire anche la carne. In realtà questo è una fake news, è qualcosa di estremamente sbagliato, e probabilmente quello che è possibile realizzare è ridurre l'apporto di cloruro di sodio che viene essere impiegato nella trasformazione dei prodotti carni, o probabilmente ridurre quelle che realmente potrebbero dare in seguito qualche problema, che sono i nitrati e i nitriti nella trasformazione delle carni. E su questo la ricerca scientifica ha fatto una serie di passi in avanti, e quindi ha acquisito una serie di conoscenze valide appunto per rendere possibile un prodotto carne che sia allo stesso tempo anche di interesse salutistico. Ad esempio c'è una moda abbastanza importante, se vogliamo, un'attenzione da parte del consumatore nei prodotti carne low fat, cioè a basso contenuto di grasso. Anche in questo caso ci sono delle vie interessanti che del resto si potrebbero conciliare anche con il territorio mediterraneo, comunque con l'esaltazione di altri interessanti segmenti del comparto agroalimentare. Lei ha anche detto che non è corretta nemmeno la distinzione tra carni bianche e carni rosse. A volte è la modalità di consumo, ad esempio se facciamo riferimento a come viene consumata la carne rossa in altri paesi, penso ad esempio all'America, in quel caso la carne rossa viene molto spesso consumata al barbecue, ma in quel caso non viene consumata più carne rossa, ma vengono consumati i prodotti della combustione, e quindi quelli sono cancerogeni, ma non le carni rosse.
è stato molto interessante, in maniera semplice ha descritto questa dieta che molti pensano sia stata inventata, usiamo un termine improprio, dagli italiani, invece è stato un americano a scoprirne la validità, vero? Esattamente, sì, è stato un americano quando è arrivato qui in Italia al seguito della quinta armata con i Marines, che ha capito che sostanzialmente, vivendo poi in Italia per molti anni, che il seguire questo modello alimentare può ridurre i fattori di rischio, soprattutto per le malattie cardiovascolari. Io volevo dire un'altra cosa, insomma, il modello alimentare mediterraneo prevede una serie di alimenti, tra questi anche la carne, anche i prodotti lattiero-caseari, che non vanno certamente criminalizzati, ma vanno consumati nell'ambito delle porzioni indicate, cioè una o due volte al massimo alla settimana, e evitando sostanzialmente, per quanto riguarda le carni, gli insaccati, ecco, riducendo, consentendoli una volta, due volte alla settimana, o certamente non tutti i giorni, così come i prodotti lattiero-caseari. Puntare sostanzialmente invece a altri prodotti, quali quelli di origine vegetale, senza dimenticare l'apporto dei legumi, che possono sostituire, quando combinati bene con altri cereali, l'utilizzo sempre della carne stessa. Però sugli zuccheri lì non possiamo scappare, i zuccheri sono comunque è sempre allarme rosso. Insomma. Allarme rosso, sì. Allora, spesso si fa la confusione tra zuccheri e carboidrati. Gli zuccheri sono dei carboidrati, ma sono solo alcuni dei carboidrati, no? L'amido, per esempio, che è contenuto nella pasta, no? Non si può chiamare zucchero, ebbene, perché è un carboidrato complesso, e quindi gli effetti che questi carboidrati hanno sul nostro organismo si differenziano se assunti, per esempio, attraverso la pasta, e anche la modalità di cottura influenza l'innalzamento della glicemia, con l'assunzione degli zuccheri semplici, come può essere il saccarosio, che vanno sostanzialmente limitati. Il progetto MADE naturalmente è anche sintesi di una preziosa collaborazione, quella tra CIA, Confederazione Italiana Agricoltori del Molise, e CIA Abruzzo. E ascoltiamo il presidente di CIA Molise, Nicolino Potalivo. Presidente, insomma, si sta diventando sempre più intensa questa collaborazione tra CEA Abruzzo, CEA Molise, per una finalità molto interessante, la promozione dei nostri territori, del nostro agroalimentare. Sì, la collaborazione è importante perché uniscono i territori, uniscono i prodotti, si può divulgare meglio tutto il sistema agricolo. Che cosa si potrebbe fare di più? Abbiamo sentito che il Molise, insomma, sta vivendo un momento anche particolare per la propria identità. Beh, la cosa migliore da fare forse sarebbe quello di aggregarsi, di unirsi, in modo da avere più forza per entrare nel mercato. Queste prevedo che sia il futuro. La seconda parte di questa puntata 1038, per quanto riguarda il progetto MADE naturalmente, si occupa delle cooperative di comunità. Da qualche istante ascolterete dunque tre relatori del convegno di Scerni nell'Istituto Agrario Ridolfi. La professoressa Forleo Maria Bonaventura del Dipartimento Economia dell'Università del Molise, il professor Emilio Chiodo, Dipartimento Bioscienze dell'Università di Teramo, il presidente di Conf Cooperative Abruzzo, Massimiliano Monetti. Professoressa, lei ha presentato uno studio che state facendo ancora sul territorio del Molise proprio per verificare l'opportunità di realizzare queste
cooperative di comunità. Ci ha dato degli aspetti molto interessanti, ha fatto anche un raffronto ogni tanto con quello che sta accadendo nella regione Abruzzo. Ecco, di fatto che cosa avete compreso? Di fatto abbiamo compreso che, diciamo, è un fenomeno che può avere molte potenzialità, che può condividere con l'esperienza abruzzese alcuni aspetti, diciamo, comuni, affini, perché appunto le caratteristiche delle realtà molisane non sono molto diverse da quelle abruzzesi, quindi diciamo, c'è una domanda di comunità, c'è una domanda di cooperazione. È necessario appunto unire con, come dire, approcci che mettono insieme più soggetti e più competenze, la comunità, i fattori, come si dice, gli asset che sono nelle comunità, con appunto una prospettiva e un'idea di creare valore per quella comunità. Lei, il suo intervento ha aperto ad una collaborazione più stretta, insomma, tra questi due territori, e l'università svolge un ruolo molto importante. Il Molise è particolarmente dinamico questo ruolo. Sì, devo dire appunto, ma in realtà appunto noi, sia con le organizzazioni regionali ma anche con altre università abruzzesi, abbiamo, diciamo, buoni rapporti di collaborazione. Da noi ci sono peraltro appunto anche l'articolazione dei dipartimenti, favorisce in un certo senso degli interventi sul territorio, poiché appunto il Dipartimento di Economia, a cui appartengo, ma il Dipartimento di Agraria, Bioscienze e Territorio, Scienze Umane e Culturali, quindi è facile, diciamo così, mettere a sistema diverse competenze. Ci può dire qualcosa sull'importanza di una verifica nei due aspetti che hanno caratterizzato questo lavoro: cibo e salute, corretti stili di vita, e l'incidenza di questo settore dell'agroalimentare nello sviluppo dei territori, soprattutto quelli marginali? Partiamo da una considerazione: l'agroalimentare è un settore importante per la regione Abruzzo, sia in termini di valore di quello che si produce, sia in termini di occupazione, quindi di persone che lavorano nel settore. Ancora di più, se vogliamo, proprio per i territori marginali, per diversi motivi: uno proprio questo di possibilità occupazionali, due per il discorso di mantenimento, manutenzione, cura del territorio. Cioè, noi abbiamo un territorio che, se è attrattivo, e lo è grazie all'azione dell'uomo, lo è grazie all'attività dell'agricoltura, dell'allevamento, che è durata nel corso del tempo. E poi anche può essere attrattivo per nuove risorse. Cioè, uno dei problemi delle aree marginali oggi è avere poche risorse, poche energie, poche persone, e quindi essere attrattivo vuol dire anche saper attirare nuovi residenti, nuove persone che vogliono impegnarsi in un'attività di sviluppo. Bisogna, per fare questo, anche capire quali possono essere le eccellenze dei singoli territori, insomma, per poter agire. Forse chi ci abita nemmeno se ne rende conto. Assolutamente sì, è sempre più difficile che chi abita valorizzi e capisca il valore di quello che ha, perché è abituato a questo. In verità, spesso le cose viste dagli occhi di chi viene da fuori sono molto diverse, molto meglio, si vedono delle cose che appunto i residenti non sono in grado di vedere. Questo è un punto importante. Un discorso di valorizzazione. Allora, il tema è: da soli non si può pensare di risolvere da soli problemi complessi, come sono quelli i problemi dello sviluppo. Bisogna ragionare in termini di azioni collettive, cioè mettere insieme i diversi soggetti. Noi abbiamo un grande patrimonio, sicuramente, appunto costruito nel tempo e fatto da una parte di prodotti agroalimentari, dall'altra di patrimonio architettonico, patrimonio naturalistico e paesaggistico. Per portare queste risorse al mercato, cioè al fatto che qualcuno le riconosca e sia disposto a comprarle, nel senso buono, a spendere, a dare un valore a queste risorse economiche, bisogna lavorare insieme. La sua relazione comunque è stata molto interessante e ha spiegato i progressi di queste comunità, cooperative di comunità nel territorio abruzzese. Vita non facile, costituzioni non semplici. No, ma è quello, è proprio un pezzo diciamo della sfida. E mettere insieme gli abitanti e farli diventare il protagonista d'impresa del proprio territorio è una grandissima sfida. E mettere insieme le persone è una grande sfida.
ricostruire le comunità è una grande sfida, dare significato ai patrimoni che sono fermi, inespressi, come un bosco, la terra, gli immobili, queste sono grandi sfide, ma sono le grandi sfide che una regione come l'Abruzzo deve necessariamente affrontare. Siamo una regione destinata per le aree interne a essere sempre più fragili e dunque la nostra forza, la forza dell'Abruzzo risiede in gran parte nei patrimoni, nei parchi interni e nelle bellezze che abbiamo all'interno. Se perdiamo quelle, perdiamo l'identità e perdiamo la ricchezza del nostro territorio, lì dobbiamo lavorare. Il fatto che alcuni paesi sono con pochissimi abitanti e qualcuno addirittura vicino allo zero non facilita, perché la legge su queste comunità, insomma, è un po' difficile da attuare. La legge non la stiamo per ora prendendo in considerazione più di tanto, non partiamo dalla legge. La legge non ci aiuta, è uno di quei casi in cui le leggi possono essere più un problema che una risorsa. Stiamo lavorando anche a livello nazionale per una legge quadro nazionale, perché ogni regione ha la sua legge e abbiamo bisogno che anche l'Abruzzo riallinei, nonostante l'Abruzzo abbia una legge sulle cooperative di comunità, riallinei lo strumento come uno strumento virtuoso capace di promuovere e non ostacolare lo sviluppo di queste collettività. Le cooperative di comunità, pur tra tante difficoltà, rappresentano una grande opportunità di sviluppo di un territorio. Ascoltiamo la felice esperienza di un comune, quello di Tollo, raccontata dal suo sindaco Angelo Radica. Angelo Radica, sindaco di Tollo, qui ha fatto una simpaticissima ma molto interessante, ricca di contenuti, relazione sulla realtà delle comunità nel suo territorio, anche mettendo in luce un aspetto che effettivamente è importante, cioè le istituzioni disegnano un'ipotesi, però poi spesso non danno l'opportunità di metterla in pratica efficacemente. Sì, noi abbiamo, Tollo, abbiamo iniziato a lavorare su molti progetti che riguardano la valorizzazione del territorio, delle produzioni agricole e anche l'inclusione lavorativa di personale, di persone più svantaggiate. Uno di questi strumenti, quello più efficace in questi 3 anni di sperimentazione della cooperativa di comunità che si chiama Fabbrica Tollo, è proprio questa, è proprio la cooperativa, perché siamo riusciti ad avere in collaborazione con una collaborazione del comune a dare opportunità lavorative, forniture di servizi da parte di un gruppo di persone anche specializzate che però avevano perso lavoro o persone che volevano affacciarsi sul mondo del lavoro in diversi ambiti, perché la cooperativa di comunità di Tollo appunto lavora sia nel settore della manutenzione del territorio, sia nel settore dei lavori specialistici in agricoltura, sia nel supporto ai servizi del comune, dalla chiusura apertura degli edifici comunali alle colonie marine, al supporto nella gestione degli eventi e anche ultimo settore arrivato in questi giorni nel sociale, quindi i soci della cooperativa forniscono anche assistenza a persone malate, a persone anziane che hanno problemi. Voi siete riusciti anche, all'inizio dicevo difficoltà, no, nel realizzare progetti, perché ci sono dei limiti imposti, no, per poter anche avere a disposizione dei finanziamenti, insomma vi siete dovuti organizzare per dare vita a questa entità. Sì, noi abbiamo fatto un lavoro lungo con la cittadinanza, più riunioni e alla fine abbiamo trovato i soci che fanno parte della cooperativa, ma è stato complicato sia farli intervenire sia poi motivarli.
Questo è il primo pezzo. Poi la seconda difficoltà è stata quella poi di garantire alla cooperativa delle commesse, perché la norma non prevede la possibilità di fare l'affidamento diretto tranne in casi molto particolari, quindi noi abbiamo supportato la cooperativa con affidamenti e soprattutto di servizi comunali, ma soprattutto li abbiamo aiutati nel scendere nel mercato per avere opportunità di lavoro. Diciamo che questi due lavori oggi stanno dando buoni risultati. Adesso dovranno, diceva lei come commento, insomma, imparare ad andare da soli, sempre a proposito di commesse, possibilità di trovare lavoro. Sì, nella prima fase, perché la cooperativa di comunità è un'impresa, ci vuole managerialità, non è uno scherzo. Quindi noi nei primi tre anni li abbiamo supportati e li abbiamo, ove possibile, anche affidato delle commesse. Però da subito le abbiamo detto che poi oggi li devono iniziare a camminare con le gambe proprie. Qualcosa di positivo già si vede. Bene amici di Agricoltura, oggi si conclude anche questa puntata 1038, grazie per essere stati con noi, mi raccomando seguiteci sempre sul nostro sito agricolturaoggi.com, seguiteci nel nostro spazio YouTube di Agricoltura Oggi e non perdete i nostri quotidiani incontri sui social, specialmente su Facebook con la pagina di Agricoltura Oggi e con il gruppo di Degusta. Alla prossima settimana.